Slow Web Radio. La puntata di oggi ha il titolo Rifugiati e diritto d'asilo nell'Unione Europea. La forza dei trattati internazionali e della normativa europea in tema di protezione dei diritti umani ed in particolare di diritto d'asilo per i rifugiati è chiamata in questi ultimi mesi a misurarsi con le nuove emergenze umanitarie. Interi popoli sono in fuga, principalmente dal Medio Oriente e dall'Africa, per sottrarsi alle guerre e ai regimi che violano pesantemente i diritti primari della persona. In alcuni casi si tratta di migranti cosiddetti economici, ma anche, ed in misura consistente, di veri e propri rifugiati politici, persone che hanno perso la casa, la famiglia, la propria comunità e il proprio territorio. Diversi trattati internazionali e la stessa normativa europea riconoscono loro il diritto di asilo, ma gli stati che per primi devono confrontarsi con gli oneri economici, normativi, umanitari, che l'applicazione del riconoscimento del diritto di asilo realmente comporta, sono in primo luogo quelli di confine, l'Italia e la Grecia. E mentre da un lato questi paesi devono necessariamente affrontare l'emergenza umanitaria, gli stati erigono barriere che suscitano perplessità alla luce dei più basilari principi della normativa europea. Da ultimo, il voto Brexit è diventato una realtà da gestire con tutta la sua pesante e controversa concretezza. A marzo l'Europa ha concluso un accordo con la Turchia per la gestione dei migranti e delle domande d'asilo e lo scorso 23-24 maggio si è tenuto un inedito summit umanitario in cui i capi di Stato sono stati chiamati a confrontarsi sul piano politico con questioni complesse e fondamentali. L'attualità è in rapida evoluzione, gli aggiornamenti sono all'ordine del giorno. A tal proposito invitiamo a consultare il sito dell'ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. In primo luogo segnaliamo che la Commissione europea ha pubblicato la terza relazione sugli esiti della ricollocazione e del reinsediamento dei migranti. Il commissario per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, ha dichiarato: «Non possiamo considerarci soddisfatti dei risultati ottenuti finora». Il comunicato stampa della Commissione per quanto riguarda la ricollocazione afferma: nella prima relazione su ricollocazione e reinsediamento del 16 marzo, la Commissione ha posto l'obiettivo di ricollocare almeno 20.000 persone entro metà maggio, un obiettivo che non è stato realizzato. Ancora una volta, gli sforzi in materia di ricollocazione sono stati compiuti solo da alcuni Stati membri e Stati associati Schengen. Sul piano reinsediamento, in base alle informazioni ricevute dagli stati partecipanti, 6.321 persone sono state reinsediate entro il 13 maggio 2016, nel quadro del meccanismo di reinsediamento del 20 luglio 2015. Queste persone sono state ricevute da 16 stati di reinsediamento e il numero dei reinsediamenti della Turchia continua ad aumentare. La seconda notizia riguarda la pubblicazione del documento aggiornato degli avvocati della rete europea ELENA, European Legal Network of Asylum. A maggio, infatti, l'ECRE, European Council of Refugees and Exiles, ha pubblicato la lista aggiornata del network ELENA, che raccoglie avvocati e associazioni impegnate nella tutela del diritto all'asilo in Europa. Per essere inseriti nell'elenco potete contattare l'avvocato Maria Cristina Romano, ecco la mail, av.mariacristinaromano@gmail.com, referente ELENA per l'Italia. Infine, il 3 giugno, Amnesty International ha pubblicato un documento sulle condizioni dei richiedenti asilo e rifugiati in Turchia. Il contenuto del documento è preoccupante, si legge che nessun rifugio è sicuro. Trovate tutti i documenti e link ora segnalati sul sito ASGI e sulla scheda di questo speciale nel sito di Slow Web Radio. Per illustrare e approfondire questo delicato contesto storico, economico e politico, oltre che giuridico, riproponiamo l'intervista raccolta per la puntata di Svegliati Avvocatura del 27 maggio con la dottoressa Valeria Marengoni, componente supplente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia. Sentiremo poi il collega avvocato Salvatore Fachir, segretario ASGI, Associazione Studi Giuridici Immigrazione, che era già stato nostro ospite e ci anticiperà i risultati dell'osservatorio svolto a metà giugno in Grecia, che ci aveva anticipato nella scorsa intervista, sulle condizioni di campi profughi e sullo stato della legislazione greca in materia. Presentiamo poi le interviste con il dottor Francesco Azzaro, docente di diritto di sicurezza internazionale presso l'Università Guglielmo Malconi di Roma, generale in pensione dei Carabinieri della Riserva, già vicepresidente del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare dell'Arma dei Carabinieri, COCER, e con il dottor Mattias Baur, consulente della Caritas Bolzano, che abbiamo incontrato a Merano in occasione del 5° congresso giuridico interdistrettuale del 9-11 giugno, che ci espone il coinvolgimento degli avvocati nel processo di accoglienza, sotto il profilo strettamente giuridico.
Ma per iniziare trasmettiamo l'intervista di Clara Mazzarella con il professor Paolo Morozzi della Rocca, professore di diritto dell'immigrazione presso l'Università LUMSA, consultore del Pontificio Consiglio per i Migranti e gli Itineranti, consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta presso la Camera dei Deputati sul sistema di accoglienza e identificazione. Buon ascolto. Utlow Web Radio. Buongiorno professore, sono Clara di Utlow Web Radio. Sì, buongiorno. Senta, io la chiamo, se per cortesia mi poteva aiutare a capire un attimo la situazione che si sta profilando in questo periodo dal punto di vista europeo ed internazionale. Mi riferisco ai campi profughi che stanno nascendo in Grecia, in Turchia, e se mi può aiutare a inquadrare le operazioni umanitarie che si stanno organizzando all'interno di questi campi profughi, con particolare attenzione all'ultima che è stata gestita per i 12 rifugiati accolti dalla città del Vaticano. Sì, dunque, in realtà sono temi, vicini ma molto, molto diversi tra loro. Certo. Intanto direi che la situazione umanitaria che riguarda l'Europa più complessivamente, e quindi anche i temi come il campo di Domenio, ora sgomberato, o comunque le vicende dei profughi che cercano di entrare in Europa e poi vengono fermati, questo è legato effettivamente a una politica generale europea che tende a limitare il flusso dei profughi. Ovviamente l'evento principe di questa politica è stato l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia del 18 marzo scorso. Che tipo di accordo è stato secondo lei legittimo? Ma l'accordo ci suscita molta preoccupazione, la parola legittimo bisogna collegarla al principio che dovrebbe regolare il diritto umanitario, che è quello del non refoulement. Ora, l'accordo in sé contiene secondo me un'ambiguità molto grave, perché si dice che i profughi che sbarcano, in questo caso in Grecia, vengono esaminati individualmente, quindi non si fanno respingimenti collettivi. Però poi in realtà nella sostanza quello che si realizza è un respingimento collettivo di fatto, che consegue a una valutazione individuale che però non è nel merito, cioè le singole persone che vengono esaminate all'arrivo in Grecia non vengono esaminate per stabilire se hanno bisogno di protezione oppure no, perché se questo fosse l'oggetto dell'esame moltissime di loro avrebbero diritto effettivamente alla protezione, ma l'esame che viene fatto riguarda la loro provenienza da un paese terzo sicuro, considerando la Turchia paese terzo sicuro. Ora questa è la forzatura, ora è una forzatura in due sensi. Il primo è la decisione di considerare rilevante il transito in un paese terzo sicuro. Ora, una cosa è transitare in un paese terzo sicuro, altra cosa è aver vissuto in un paese terzo sicuro. Certo. Questo era una distinzione già presente nella Convenzione di Ginevra, quindi non è, da questo punto di vista direi che c'è un peggioramento nella prassi del diritto internazionale con questo accordo. Naturalmente l'altro punto critico è la domanda se la Turchia sia davvero un paese terzo sicuro. E mi ha anticipato la domanda che appunto le volevo rivolgere. Ora, quando noi consideriamo il tema dei paesi terzi sicuri dal punto di vista del diritto di asilo, non necessariamente ci riferiamo a delle democrazie compiute. Ora, la Turchia è una democrazia in forte difficoltà perché ci sono in atto delle riforme, tutti abbiamo ascoltato e visto di questo confronto difficile al summit di Istanbul con
le osservazioni della Merkel sull'indoppiamento del Parlamento, e tutti sappiamo che in Turchia c'è un grande problema interno di violenza, e penso alla questione curda. Certo. E poi tutti sappiamo anche dei temi legati alla libertà di stampa. Ora, devo precisare che dal punto di vista del diritto di asilo, un paese terzo sicuro non è necessariamente un paese a democrazia compiuta, perché il fatto che in un paese non ci sia, per esempio, piena garanzia della libertà di stampa non vuol dire che la vita dei rifugiati nei centri di accoglienza venga messa in pericolo. Quindi non c'è un'equazione diretta, però c'è secondo me un interrogativo più importante ancora, e cioè in Turchia vivono, si dice, fino a 3 milioni di profughi, forse sono poco meno, non abbiamo statistiche precise, sono tanti. La Turchia è un paese che ha aderito alla Convenzione di Ginevra, ma ponendo la riserva geografica, così come del resto l'aveva posta l'Italia, che la tolta nel 1990. Ora, la riserva geografica vuol dire che si riconosce la protezione in quanto rifugiato ai profughi che vengono solo da determinate aree geografiche, e la riserva geografica che ha posto la Turchia fa sì che la Turchia dia protezione piena solo a chi scappa dall'Europa. Ora, questo aveva senso quando l'Europa era divisa in due, Certo. C'era il muro di Berlino, e come sappiamo alcune centinaia di persone sono morte nel tentativo di attraversare il muro. Era quello il quadro storico nel quale la riserva geografica, di per sé criticabile, aveva comunque un senso. Ora, che futuro dà la Turchia a 2,5 milioni o 3 milioni di profughi che sono nei suoi confini? Dà una garanzia di non totale sicurezza, perché la Turchia, lo ricordo, è un paese confinante con la Siria, ed è anche un paese che ha un rapporto problematico, molto problematico, con la crisi siriana, perché è un paese direttamente coinvolto anche nella crisi siriana, come tutti i paesi, non come tutti i paesi confinanti con l'area di crisi, ma in un modo assolutamente differenziato e particolare. Quindi innanzitutto c'è il rischio della non totale estraneità rispetto alla crisi, della vicinanza territoriale rispetto alla crisi, e poi c'è il rischio ovvio che corre ogni profugo che si trova assieme ad altre 3 milioni di persone in un territorio che forse non ha la capacità dell'accoglienza. Direi di no. Ma in questi campi profughi che stanno sorgendo un po' dappertutto, noi conosciamo i più noti, ma immagino che siano più numerosi, sono accessibili dalle organizzazioni umanitarie? Cioè, può esserci un monitoraggio da parte delle organizzazioni occidentali anche per quanto riguarda i minori presenti all'interno di questi campi, oppure in realtà sono delle realtà blindate? Ma io direi che sono soprattutto delle realtà caotiche e provvisorie, in cui l'accesso delle organizzazioni umanitarie direi che sia generalmente consentito, ma questo non garantisce sicurezza. Però sono campi che sono il frutto di barriere, quindi partecipano del caos di queste barriere. Quanto al tema dei minori, il tema dei minori è un tema più delicato anche in generale. Lei sa che i minori che giungono in Italia, sbarcando per esempio nelle coste del sud Italia, in particolare in Sicilia, vengono accolti, ma poi nella misura circa del 50% spariscono. Sì. Questo è un dato molto inquietante. Spariscono subito, e le ragioni sono abbastanza visibili, le ragioni di questa sparizione, perché chi arriva in Italia non arriva in Italia, ma arriva in Europa e ha un percorso da ultimare, da compiere.
Questo percorso vuol dire raggiungere familiari o persone della cerchia familiare più ampia o persone della propria città di origine in altri paesi, in altri luoghi dell'Italia. Ecco, magari un profugo, un minore eritreo arriva a Trapani, ma fin dall'inizio del viaggio il suo obiettivo è raggiungere magari Amburgo, ecco. Quindi non si ferma alla prima accoglienza in Italia. Direi che il vero problema, non solo per i minori, ma per i minori in particolare, è la Convenzione di Dublino, anzi ormai direi il regolamento di Dublino 3, che devo dire che sui minori ha subito una deroga per spinta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per cui il richiedente asilo minore può chiedere asilo nel paese dove si trova, anche se non è il paese di primo arrivo nell'Unione Europea. Questa regola è giusta, però è manchevole, perché non è accompagnata dalla garanzia operativa che il minore arrivato nel primo paese di arrivo possa poi arrivare in condizioni di sicurezza nel paese dove vuole chiedere asilo. Cioè, in pratica, un minore arriva a Trapani, poi se decide di andare in Germania potrà in Germania chiedere asilo, ma in Germania come ci arriva? Perché è chiaro che un minore che viaggia da solo arriva in un luogo se è supportato, accompagnato da un'organizzazione che lo sostiene nel viaggio. Altrimenti è esposto a qualsiasi cosa, insomma, che possa intercettarlo. Noi di queste organizzazioni non sappiamo nulla, non sono organizzazioni pubbliche, non sono organizzazioni della società civile, sono organizzazioni che non che possono esporre il minore a qualunque pericolo, così come lo espongono lui, il minore e tutti i profughi durante i pericoli del viaggio prima dell'arrivo in Italia. Ora, il grande tema in effetti per l'Europa è questo, cioè lo scandalo delle morti per arrivare in Europa, cioè per avere rifugio. E qui forse potremmo trattare il tema di quelli anni che era prima, cioè gli interventi umanitari in tal senso. Sì. Ora, lei citava il caso delle tre famiglie, 12 persone, 6 minori, 6 adulti giunti in Italia con il volo di ritorno del Papa a Lesbo. Questo mi sembra un grande segno. Qual è il messaggio? Il messaggio è che in una situazione generale di crisi, ricordo che in Libano noi abbiamo, in un paese di meno di 5 milioni di abitanti, abbiamo probabilmente 1,5 milioni di profughi. La stessa Turchia, abbiamo appena ricordato, che ha un numero di profughi che potrebbe addirittura rasentare i 3 milioni. L'Europa in tutto il 2015 ha ricevuto 1.300.000 circa domande di asilo, si stima 1.500.000 circa di sbarchi. Questo vuol dire il 2 per 1000 della popolazione europea, che è di 509 milioni. In Libano abbiamo un profugo ogni 4 o 5 abitanti. C'è una sproporzione enorme, quindi la domanda è se all'Europa convenga davvero impedire gli ingressi e lasciare che poi le persone per arrivare muoiano in mare in un numero enorme, perché noi andiamo verso i 30.000 morti in mare, che sono le cifre di una guerra. Sì, sono numeri sconvolgenti, effettivamente danno il segno della disperazione evidentemente di un popolo che è in fuga, perché una persona su 4 è veramente una percentuale definitiva, importante, insomma. Allora, in questa cornice direi forse sia per un imperativo umanitario, ma anche per un imperativo di ragionevolezza, bisogna costruire dei percorsi di arrivo in Italia in condizioni di sicurezza per chi arriva innanzitutto, perché non si può
giocare alla roulette con la morte per dare un futuro ai propri figli o per mettere, come dire, non si può mettere in pericolo la vita per un obiettivo di sicurezza e di accoglienza quando se ne ha diritto. E quindi occorre che siano costruiti dei corridoi umanitari e che le persone vengano in Europa sicure, e nello stesso tempo questa sicurezza è anche una sicurezza per l'Europa che sa che accoglie, perché l'arrivo disperato è anche un arrivo di una folla di sconosciuti, ecco. Forse si può pensare a qualcosa di diverso. Qui vorrei segnalare che la comunità di Sant'Egidio, con la Tavola Valdese e con la Federazione delle Chiese Evangeliche, ha avviato un programma di corridoi umanitari verso l'Italia che coinvolgerà 1000 persone nei 2 anni che sono già in corso, che sono iniziati a gennaio di quest'anno. Sono arrivate già 200 persone sbarcando da un aereo in una condizione di viaggio secondo criteri di normalità, e altre 100 arriveranno adesso, credo, il 7 giugno, e sono persone che vengono con un visto per motivi umanitari, concordato con i ministeri dell'interno e degli esteri italiano. Sono persone... Dunque, questo primo gruppo viene tutto dal Libano, e prevalentemente da un campo profughi che si trova vicino a Tripoli di Libano, quindi diciamo molto vicino in realtà al confine con la Siria, e sono persone individuate come persone vulnerabili. Quindi famiglie con bambini, certo, immagino minori, insomma. Molti minori, alcune situazioni non poche di persone che hanno bisogno di cura, ma anche persone anziane che quindi non avrebbero possibilità, avrebbero meno possibilità di permanenza, di sopravvivenza nei campi. Ecco. È chiaro. Queste persone accolte in Italia sono accolte con presa in carico da parte di queste associazioni che le citavo e che hanno organizzato i corridoi umanitari. Questo non è uno svantaggio per loro. Sì, questo non è uno svantaggio per loro, perché quando un'accoglienza è desiderata è anche migliore. È un'accoglienza che parla di inserimento, che parla di amicizia, e che quindi anche parlando di questo e dando gli strumenti di questo ottiene un inserimento, ottiene una buona integrazione. Ecco, perché poi la grande sfida in Italia in particolare qual è? Noi non accogliamo molti profughi. Se noi ci confrontiamo con Libano, ma anche con la stessa Grecia, l'Italia, non è vero che l'Italia ha un numero di profughi sproporzionato alle sue possibilità, ma anche se noi accogliessimo 10 profughi in un intero anno e noi li accogliessimo bene, questo pone un problema per il futuro. Noi dobbiamo imparare che accoglienza è non perdere tempo e costruire subito inserimento, scuola di lingua italiana, avviamento professionale, ma anche accompagnamento alla scoperta di una società che è completamente sconosciuta per chi arriva. Questo mi sembra una cosa molto importante, c'è tanto da costruire, soprattutto secondo me da fare in prima persona e non delegandolo, appunto, mi riconduco all'accordo UE-Turchia. Che insomma abbiamo già detto tutte le perplessità che possono essere dette. Un'ultima domanda: questo summit umanitario che lei ha menzionato prima, qual è la sua funzionalità? Che cosa si propone e che cosa secondo lei può ottenere effettivamente? Guardi, è difficile dirlo. Io sarei, diciamo, non sono concorde con un atteggiamento critico di partenza. È un summit, intanto è un summit inedito, cioè è una prima volta.
da quel che capisco è un summit, diciamo, dove certo si è per esempio rimproverato ai paesi del G7 di essere stati scarsamente presenti, però è stato un vertice con 175 paesi comunque rappresentati, con 55 capi di Stato. E il senso di questi summit, a mio parere, non è, non siamo di fronte a un congresso che poi alla fine dà le relazioni programmatiche che possono essere criticate o approvate. Siamo di fronte a un evento dal quale possono nascere sensibilità, azioni, probabilmente molto o un po' di quello che è successo non è commentabile, forse rimane un po' underground, ecco. Però io credo che l'idea di un incontro o di vertice così importante che metta al centro la questione umanitaria sia di per sé una cosa positiva. Professore, io la ringrazio tantissimo per la disponibilità, quindi stiamo a vedere gli sviluppi di queste vicende e eventualmente mi permette di ridisturbarla ancora per commentare gli eventi futuri. Benissimo, grazie, buona giornata, arrivederci. Arrivederci. Slow Web Radio. Ora ascoltiamo l'intervista con Andrea Panzaro, docente di diritto della sicurezza internazionale presso l'Università Guglielmo Marconi di Roma, generale in pensione dei Carabinieri della Riserva, già vicepresidente del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare dell'Arma dei Carabinieri, sempre intervistato da Clara Mazzarella. Buonasera, sono Clara di Slow Web Radio. Eccoci. Senta, le volevo chiedere, in riferimento alla cronaca che leggiamo su tutti i giornali questa settimana, ma in generale in queste ultime settimane, in questi mesi, riguardo, io la chiamo l'urgenza umanitaria dei profughi, l'emergenza, ecco. Esatto, l'emergenza profughi o rifugiati. O rifugiati, perché in realtà ci sono queste masse di popolazione, perché insomma abbiamo visto che le statistiche ci propongono numeri veramente alti di persone che sono sì migranti, ma tra cui ci sono anche alti numeri che costituiscono possibili richiedenti asilo, quindi sostanzialmente rifugiati. Esatto. Io le chiedo, dal punto di vista delle operazioni umanitarie o comunque di interventi che possono essere fatti da parte dello Stato o da parte dell'Unione Europea, cosa può essere fatto, cosa non può essere fatto, cosa sono questi campi di rifugiati? Intanto dobbiamo subito chiarire che i rifugiati sono tutti coloro i quali, parliamo di rifugiati politici naturalmente, perché in questo caso ci stiamo occupando di rifugiati politici, sono tutti coloro i quali fuggono da zone di guerra o da territori in cui vi sono delle discriminazioni etniche, discriminazioni etniche che colpiscono naturalmente interi gruppi. E naturalmente queste persone perdono tutto, perdono la casa, perdono il lavoro e chiaramente per loro diventa un problema proprio di sopravvivere. Naturalmente sono intere famiglie che non hanno altre alternative che cercare rifugio, cercare una situazione di sopravvivenza in zone dove chiaramente viene garantita una situazione di stabilità. In questo caso, io parlo naturalmente delle vicende europee, noi stiamo assistendo a dei flussi migratori massicci che provengono prevalentemente dalle zone di guerra, in questo caso la Siria, l'Iraq, ma anche dall'Afghanistan, perché anche l'Afghanistan è un'altra di quelle zone che continua ad essere afflitta da conflitti interni, che chiaramente, anche se magari in questo ultimo periodo se ne parla meno, ma comunque è ancora una zona di... Sappiamo che è sempre presente come situazione. Assolutamente sì, assolutamente sì. E ovvio che l'Europa deve fare i conti con alcuni accordi che sono stati stipulati, io parlo degli accordi di Dublino 2 e Dublino 3, che sono poi praticamente gli accordi di riferimento, che l'Italia peraltro ha contestato perché naturalmente sono accordi che non ci avvantaggiano, così come non avvantaggiano la Grecia, così come non avvantaggiano l'Ungheria, cioè tutti quegli stati che si trovano esposti in prima battuta a questi grandi flussi migratori. La normativa che cosa prevede in particolare? Che lo stato di primo sbarco è competente a avviare le procedure
per stabilire se il richiedente ha diritto o meno asilo. Nel caso in cui naturalmente la persona viene fermata e non è in possesso naturalmente di queste carte, di queste autorizzazioni, naturalmente viene restituita al paese di primo sbarco. E nel caso che noi stiamo vivendo, l'Austria addirittura ha posto delle limitazioni forti perché non vuole che nessuno possa arrivare, quindi ha messo anche in grande difficoltà l'Italia, così come anche la Grecia si trova naturalmente a vivere lo stesso tipo di problematiche. È ovvio che la presenza di queste grosse masse impone poi l'organizzazione di campi profughi che vanno mantenuti, che vanno gestiti. Adesso noi abbiamo il caso del campo profughi in Grecia e quello di Domenico, campo profughi che ospita oltre 8.000 persone e che in qualche modo sono state ospitate già da diversi mesi, ma in condizioni assolutamente precarie. La scelta del governo greco è quella naturalmente di rendere condizioni di vita più adeguate, più dignitose, e quindi gli spostamenti che sono stati poi disposti sono proprio in funzione di questa logica, che è assolutamente condivisibile. Certo. Rimane comunque il fatto che il problema è un problema che non può riguardare la Grecia, l'Italia e, ripeto, quei paesi che si trovano poi più esposti all'arrivo di queste flussi, ma è un problema che riguarda tutta l'Unione Europea. Tanto è vero che l'Italia ha chiesto in maniera molto chiara ed evidente che venga messa in discussione questo accordo e in presenza di queste emergenze la distribuzione di tutti questi profughi che chiaramente chiedono asilo debba essere distribuita all'interno del contesto dell'Unione Europea, e credo che sia assolutamente giusto e corretto come richiesto. Certo, ma un commento in realtà a quello che mi pare che sia successo come politica da parte dell'Unione Europea, cioè come risposta a questa richiesta di aiuto che giustamente proviene dai paesi in prima fila, che mi pare proprio il caso di dire in questo modo, quindi Italia e Grecia. L'Unione Europea ha risposto sostanzialmente, mi pare, ma mi corregga se sbaglio, delegando il controllo sul diritto di asilo alla Turchia, che non è un paese europeo. Ma diciamo che la Turchia si trova in una situazione diversa, perché la Turchia ancora non è entrata a far parte dell'Unione Europea. A cioè che venga rimosso i visti di ingresso ai cittadini turchi, perché attualmente chiaramente devono essere muniti di visti, altrimenti non possono accedere all'interno dell'Unione Europea. Naturalmente, sulla base di quello che peraltro è stato anche detto dal vicepresidente della Commissione Europea, diciamo dei 72 requisiti che sono richiesti per poter accedere, 67 sono stati assolutamente soddisfatti, mancano 5 e dovrebbero essere soddisfatti con delle apposite leggi che verranno approvate entro giugno. Rimane comunque un problema fondamentale al di là di tutto. Comunque la Turchia costituisce ancora un paese dove le associazioni dei diritti umani e la Fondazione dei diritti umani turchi denunciano continue e costanti violazioni dei diritti umani. Ricordo che nel corso del 2015 ci sono state delle vicende anche gravi, non ultima quella di Ankara, dove le forze speciali hanno poi fatto ricorso ad armi da fuoco causando centinaia di morti e di feriti. Quindi diciamo oltre poi a una serie di ulteriori violazioni che sono comunque denunciate, come bombardamenti anche a villaggi in territorio iracheno, che sono villaggi curdi. Quindi il problema delle violazioni rimane comunque un problema aperto per la Turchia, soprattutto per quello che riguarda il loro ingresso nell'ambito dell'Unione Europea, anche se poi questo aspetto non è sicuramente diciamo considerato forse prioritario alla luce di questa emergenza che chiaramente si sta vivendo, perché è ovvio che nel momento in cui la Turchia dovesse poi non più trattenere queste quantità, perché parliamo di milioni di siriani attualmente all'interno del territorio turco, sarebbe veramente un problema di grande proporzioni che l'Unione Europea dovrebbe affrontare, perché questi ragazzi si affonderebbero ai confini dell'Unione Europea, e quindi ripeto Italia e Grecia, quindi fronteggiamo una giornata decisamente superiore rispetto a quella che stiamo vivendo oggi. Quindi è un problema sicuramente non facile da risolvere, però è ovvio che qui deve subentrare la politica, e devono esserci anche comunque aspetti sui quali naturalmente poi
si dovrà approfondire nelle opportune sedi, proprio perché si riesca ad arrivare a una situazione compromessa che soddisfi e un po' tutti quelli che sono gli aspetti che sono poi richiesti per l'accesso nell'ambito dell'Unione Europea da parte della Turchia. Perfetto, io la ringrazio tantissimo per la disponibilità e insomma, vediamo se abbiamo aggiornamenti su queste cronache, nel caso mi permetto di disturbarla ancora per chiedere suo parere. Assolutamente, sono a disposizione, la ringrazio. Grazie mille, buona serata, arrivederci. Buonasera, grazie. Youthlow Web Radio. Dopo l'interessante contributo del dottor Francesco Azzaro, ricordiamo i contatti della radio. Vi invitiamo a mandarci messaggi, commenti, riflessioni sulle puntate in onda sul sito o sui social Facebook e Twitter o al cellulare sul numero 331-309-7852, anche con messaggio vocale WhatsApp o Telegram. Proseguiamo con l'intervista di Andrea Pontecorvo con il dottor Mattias Bauer, consulente della Caritas Bolzano, incontrato a Merano in occasione del 5° congresso giuridico interdistrettuale del 9-11 giugno, che ci espone il coinvolgimento degli avvocati con gli aspetti giuridici del processo di accoglienza. Siamo con il dottor Mattias Bauer della consulenza, dell'area consulenza profughi della Caritas di Bolzano, al termine dell'intervento che abbiamo registrato e che abbiamo anche mandato in diretta radio su Youthlow Web Radio. Innanzitutto complimenti per l'intervento stesso, ma vorrei tornare su un punto finale del suo intervento, dottore, e cioè su quello del coinvolgimento anche degli avvocati per una mano concreta anche al lavoro che state facendo sul sociale, sull'argomento ovviamente dell'accoglienza ai rifugiati in Alto Adige. Sì, allora, come ho già detto in conclusione del mio intervento, io ritengo molto importante in futuro intensificare la collaborazione tra il settore sociale e il lavoro che quotidianamente svolgono gli avvocati, proprio perché in moltissimi casi i diritti dei richiedenti asilo vengono calpestati o comunque non vengono rispettati, e in questo momento diciamo che noi operatori sociali ci ritroviamo in una situazione nella quale noi abbiamo un po' il polso della situazione, riusciamo a monitorare tutte le pratiche illecite o comunque non completamente corrette che succedono, ma in qualche modo rimangono all'interno dei nostri uffici e non riescono a uscire da lì, no? E quindi ritengo che sia importante intensificare questa collaborazione. Concretamente, come devono fare i colleghi che volessero accogliere questo appello? Allora, per una collaborazione, allora penso che la cosa più facile è di scrivere un'email al nostro ufficio e dare la loro disponibilità. Vuole che le do l'indirizzo email dell'ufficio? Sarebbe estremamente necessario, perché così possiamo dare l'informazione a tutti i colleghi che ascoltano per l'appunto Youthlow Web Radio. Allora, comunque tutti l'indirizzo, il contatto telefonico e l'email si può trovare anche su internet, basta semplicemente ricercare consulenza profughi Caritas di Bolzano, e l'indirizzo email comunque è fb@caritas.bz.it. E possono rivolgersi a qualsiasi operatore e poi in quell'ufficio. Io comunque, come già detto, mi chiamo Mattias, se vogliono rivolgersi direttamente a me. Noi ringraziamo davvero Mattias Bauer dell'accoglienza profughi del Trentino Alto Adige, in particolar modo della da Caritas di Bolzano. E, ricorderemo ancora una volta, e troverete anche l'indirizzo email testé citato dal dottor Bauer sul sito www.webradiouslaw.it, e continueremo a sentire il suo intervento. Grazie, dottore. Grazie a lei. Youthlow Web Radio. Youthlow Web Radio.
Ascoltiamo ora l'intervista di Clara Mazzarella con la dottoressa Valeria Marengoni, componente supplente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia, che avevamo già trasmesso alla puntata di Svegliati Avvocatura del 27 maggio scorso. Pronto? Buongiorno Valeria, sono Clara. Grazie prima di tutto del tempo che ci dedichi a noi di Youth Law Web Radio. Senti, mi vuoi spiegare il tuo ruolo nella commissione a Brescia, dove ti trovi e che cosa fate? Sì, allora, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono state aumentate ad agosto 2014 per via del forte afflusso chiaramente di migranti sul territorio nazionale. Adesso sono all'incirca 40, sono 20 commissioni più, è possibile arrivare fino a 30 sezioni. La Commissione Territoriale di Brescia in modo particolare esamina le domande di asilo presentate nelle province di Cremona, Brescia, Bergamo e Mantova. E cosa si deve fare per proporre una domanda di asilo? Che cosa valutate poi soprattutto? Allora, per proporre una domanda di asilo, secondo il manuale delle guardie di frontiera Schengen, in realtà è sufficiente l'espressione del timore di quello che potrebbe accaderti in caso di rimpatrio, quindi soprattutto sulla base delle ultime modifiche normative del decreto legislativo 2015 numero 142, in realtà non è nemmeno necessario formalizzare per iscritto la domanda, ma è sufficiente in qualche modo far capire un restringimento nel paese di origine potrebbe esporti a un grave rischio, a un grave danno. In ogni caso, arrivato in frontiera, il richiedente asilo formalizza la domanda tramite o la polizia di frontiera stessa o successivamente la questura, cioè il cosiddetto modello C3, nel quale sono raccolti i dati base della storia del richiedente asilo, che poi viene mandato alla commissione, che esamina, ascolta il richiedente, ascolta la storia in modo più approfondito e poi decide. La commissione è formata da 4 commissari, un rappresentante della carriera prefettizia, che è il presidente, un rappresentante della Polizia di Stato, un rappresentante dell'UNHCR e un rappresentante del comune, in questo caso sono io che rappresento il comune di Brescia in qualità di supplente in realtà, perché poi ci sono componenti effettivi e supplenti. Perfetto, ma senti, chiariamo per chi un attimo non è tecnico della materia, stiamo parlando di rifugiati, quindi una categoria diversa dal semplice immigrato, sostanzialmente persone che stanno fuggendo da situazioni. Sì. Hai qualche dato da darmi, qualche dato statistico principalmente, che tipo di domande vi arrivano, quali sono le situazioni che più dovete maggiormente esaminare o i paesi dalle quali queste persone arrivano? Allora, effettivamente devo dire che all'interno del gruppo di richiedenti asilo, che un richiedente asilo non è ancora necessariamente un rifugiato, tra i richiedenti asilo ci sono tanti migranti che effettivamente presentano problematiche che sono più o legate a o sono di natura economica, prettamente economica, oppure sono situazioni miste, poi non sempre c'è un profilo vero e proprio definito, questo crea anche dei problemi a causa della ristrettezza normativa a cui siamo ancora legati, la Convenzione di Ginevra del 1951, che prevede proprio il rifugiato politico, il rifugiato che scatta per motivi prettamente politici. Però detto questo, e premesso che dovrebbero essere allargate proprio le maglie della normativa rispetto a questo, le nazionalità maggiormente rappresentative sono la Nigeria, il Ghana. Ad esempio di siriani non abbiamo mai visto uno, perché vanno tutti, cercano di andare tutti nei paesi del nord, per cui raramente si fermano qua. Bangladesh, Pakistan, mi vengono in Burkina Faso, questi sono principalmente i paesi che abbiamo ascoltato. Ho capito, e hai menzionato adesso la questione siriana, sostanzialmente a me viene in mente che è su tutte le cronache questo nuovo accordo che è stato siglato dalla Unione Europea con la Turchia, in cui, se non ho capito male, correggimi, sostanzialmente si delega alla Turchia tutta una serie di valutazioni e indagini su gli immigrati, ma quindi anche i rifugiati che arrivano
alle loro frontiere, però la Turchia non è che sia molto virtuosa in materia di valutazione, di violazione dei diritti umani. Tu cosa ne pensi? No, anzi, oltre a non essere molto virtuosa, non ha firmato, innanzitutto non ha firmato, non è firmataria del protocollo di New York del 1967 che estendeva l'applicazione della Convenzione di Ginevra, ovvero proprio lo strumento principe di protezione dei rifugiati, anche a coloro che provengono da paesi extra UE. Quindi immaginiamoci diciamo il modo in cui possono essere considerati e accolti in un paese che non è nemmeno firmatario di questa convenzione, di questo protocollo. Ma al di là di questo, la Turchia si è già resa, diciamo, protagonista in passato di diverse operazioni di respingimento collettivo di migranti afghani, più che iracheni, quindi assolutamente bisognosi di protezione internazionale. E l'accordo UE-Turchia è un accordo assolutamente illegittimo sotto diversi punti di vista, per prima cosa perché prevede che ai migranti presenti in Grecia venga data la possibilità di accedere a questa sorta di procedura accelerata di ammissibilità della domanda, che non si capisce esattamente che cosa prevede, perché in realtà nel campo di Domeni sono il campo, diciamo un villaggio, una cittadina greca dove sono ancora stipati centinaia di persone, di cui 40% bambini, minori, non viene data assolutamente la possibilità di presentare la domanda, viene diciamo svolta questa procedura molto accelerata, a seguito di questa procedura, se sei passato dalla Turchia, vieni sostanzialmente rimandato in Turchia, e a ogni diciamo richiedente asilo rimandato in Turchia viene data, diciamo, vengono trattati come merci di scambio, perché per ogni cittadino rimasto in Turchia un cittadino siriano viene invece accolto nell'UE, e quindi con grossi vantaggi poi per la Turchia dal punto di vista dei soldi versati, della possibilità di liberalizzare i visti per i cittadini turchi a partire da giugno, quindi insomma un'economia delle persone più che una tutela dei diritti umani, mi pare di capire. Assolutamente. Senti, ma voi come commissione avete delle notizie, potete comunque informarvi su quello che succede in questi campi, come per esempio quello di Domeni che hai menzionato, o siete totalmente esclusi? In realtà siamo abbastanza esclusi sia come ritmi, perché su questo in realtà io consiglierei, proprio faccio una pubblicità esplicita, di dare una lettura, perché è davvero interessante, a un documento stilato dall'ASGI, che è l'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione, che si occupa da anni in maniera egregia di questi temi. Alcuni operatori sono andati proprio sul campo a vedere che cosa succedeva, hanno rivelato diciamo tutti i profili di illegittimità di questo accordo, la mancanza di informazione, i trattamenti diciamo degradanti di accoglienza a cui sono sottoposte queste persone, quindi è assolutamente utile secondo me dare una lettura a questo. Noi come commissione siamo davvero molto concentrati sull'esame delle domande di quelli che ce la fanno, diciamo, ad arrivare qua. E basta. Guarda, ti ringrazio, magari se mi dai i riferimenti di questi documenti che mi hai menzionato, così li mettiamo anche sul sito e gli ascoltatori possono accedervi direttamente. Io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità a nome di tutti di Web Radio Iusolo. Qualsiasi notizia, qualsiasi aggiornamento o comunque comunicazione che volete veicolare su questo argomento, siamo a vostra disposizione, basta che me la comunichi e ne diamo notizia. Perfetto, grazie. Bene, grazie Valeria, ciao, buona giornata. Grazie, ciao Valeria. Uslo Web Radio. Concludiamo lo speciale con l'intervista di Domenico Monterisi con l'avvocato Salvatore Fachile, segretario ASGI, Associazione Studi Giuridici Immigrazione, che ci anticiperà i risultati dell'osservatorio svolto a metà giugno in Grecia sulle condizioni dei campi profughi e sullo stato della legislazione greca in materia. Seguirà poi l'audizione parlamentare dello stesso avvocato Salvatore Fachile del 6 aprile e trasmessa da Radio Radicale. Con noi l'avvocato Salvatore Fachile, segretario dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione ASGI. Avvocato Fachile, ci eravamo sentiti nella scorsa intervista del 27 maggio e ci aveva preannunciato il suo viaggio per la Grecia con un team di ASGI
per un osservatorio sulla legislazione greca e turca in materia di diritto di asilo e rifugiati e sullo stato dei campi profughi. Può darci qualche aggiornamento su questo progetto, sui risultati di questo vostro lavoro? Sì, noi ci siamo recati in Grecia, eravamo circa 40 tra avvocati, consulenti legali e mediatori. Abbiamo raggiunto 6 differenti zone della Grecia, quindi 2 isole e poi altre zone di terraferma, tra cui Atene e Salonico, e abbiamo cercato di osservare una serie di elementi giuridici attinenti soprattutto a quella che è la condizione giuridica e l'applicazione dell'accordo del 18 marzo tra l'Unione Europea e la Turchia. E soprattutto quindi anche quella che era l'applicazione della legge greca che è stata emanata subito dopo questo accordo, che è stata emanata con vigore mi sembra dal 2 di aprile, nonché anche dell'accordo di riammissione tra l'Unione Europea e la Turchia in relazione ai migranti economici che doveva entrare in vigore ad ottobre del 2017 e che viceversa la decisione del Consiglio ha anticipato al 1 giugno del 2016. Cioè in pratica siamo andati a vedere come funzionano i vari strumenti che l'accordo politico del 18 marzo ha previsto per sostanzialmente ribaltare un po' l'ottica dell'asilo politico in Grecia, facendo della Grecia una sorta di laboratorio dove sperimentare delle nuove tecniche per chiudere di fatto ai profughi e alla richiesta di asilo proveniente dall'Asia e dall'Africa. Può raccontarci i risultati di questo vostro lavoro? Velocemente l'idea che ci siamo fatti è che sicuramente l'accordo politico ha funzionato benissimo nella loro ottica, perché di fatto le frontiere sono chiuse. La Turchia è riuscita di fatto a bloccare una frontiera che l'anno scorso ha visto passare 800.000 persone, in questo momento sostanzialmente ha messo in atto un blocco navale, probabilmente con l'aiuto anche delle navi greche, ha messo in atto questo blocco navale e ha fatto sì che sostanzialmente nessuno passi dalla Turchia alla Grecia. Viceversa, molto meno funzionante è la parte che aveva previsto l'accordo di rinvio delle persone già presenti in Grecia verso la Turchia, un meccanismo che era previsto dalla legge greca con la inammissibilità, con la sostanziale dichiarazione della Turchia come paese sicuro. Di fatto questo pezzo dell'accordo non sta funzionando, però vorrei dire che questo è anche il pezzo meno importante. Le stesse autorità greche non gli danno poi così tanto rilievo, ammettono in qualche maniera che si tratta di strumenti molto labili da un punto di vista giuridico e ammettono anche che insomma non è questo il fulcro, il cuore dell'accordo politico, perché in verità il fulcro è appunto il blocco navale, il blocco delle frontiere che è stato posto in essere viceversa dalla Turchia. Quindi di fatto un po' la conclusione finale che noi abbiamo raccolto è che effettivamente l'accordo ha previsto una serie di strumenti, alcuni strumenti sono previsti per la deportazione di chi è già in Grecia, ma non funzionano un granché per una serie di motivi tecnici che non le so spiegare, che potrebbero forse funzionare, ma che effettivamente il fulcro sta invece nella parte politica, che ha visto Erdogan diventare sostanzialmente il cancelliere in qualche maniera di questa parte del mondo, perché di fatto è lui che detiene in mano la potenza, la forza, come fu per Gheddafi sostanzialmente, di poter aprire o meno ai migranti, ai richiedenti asilo, il cancello verso l'Europa. Con tutte le conseguenze politiche che potete ripartire. Collega, se posso, un'altra questione che è venuta anche fuori grazie a alcuni servizi televisivi è circa la condizione dei siriani in Turchia, o comunque dei profughi, perché abbiamo visto servizi televisivi in cui bambini profughi venivano sfruttati in fabbriche in condizioni di lavoro pessime, a parte che proprio non avrebbero potuto lavorare vista la loro condizione. Siete riusciti a fare indagini anche su questo tipo di problemi? Ma sì, ma certo, la Turchia è un paese disumano che tratta i siriani in modo disumano, tanto che le lascio soltanto immaginare che la commissione di appello in quasi tutti i casi in cui un richiedente asilo è riuscito, si tratta di 80 casi, in cui i richiedenti asilo sono riusciti a
appellarsi, presenti in Grecia ovviamente, sono riusciti ad appellarsi per cercare di dichiarare che sostanzialmente la Turchia non è un paese sicuro, quella commissione greca, la commissione appello greca, ha accettato quasi tutti i ricorsi, dichiarando che la Turchia è un paese non sicuro per i siriani, perché la Turchia può essere procedure di espulsione dei siriani in Siria e perché la Turchia tratta in modo disumano i siriani nel loro territorio. Quindi per dirle che le stesse commissioni di appello governative ma con un certo grado di autonomia greche hanno dichiarato che la Turchia non è un paese sicuro, ma tanto è vero che il governo, o meglio il Parlamento greco, subito dopo queste sentenze ha pensato bene di cambiare la composizione delle commissioni, perché queste erano state troppo chiare nel dire che la Turchia non è un paese sicuro, cioè non lo sappiamo tutti, se non tutto c'è questo in Italia, cioè l'Europa paga la Turchia per maltrattare le persone. Sì, tutto questo avviene a pagamento e la cosa che veramente fa male non è tanto il pagamento, ma il perché del pagamento, cioè per chiudere le frontiere e per far sì che la Siria poi da una parte spari verso il confine siriano, la Turchia spari dal confine siriano per evitare che arrivino altre, e dall'altra a pagamento blocchi quando tutti, compreso l'Unione Europea, sanno benissimo che la Turchia non è un paese sicuro. Quello che meraviglia è che l'Unione Europea, no, possa considerare la Turchia un paese sicuro, così come incredibilmente anche alcuni, diciamo anche semplicemente, alcune organizzazioni come le Nazioni Unite, l'UNHCR, nonostante l'evidenza contraria dei fatti che si riscontra in chiunque abbia una attitudine, tanto che addirittura la stessa commissione d'appello greca lo riscontra facilmente, cioè stiamo parlando di un'assurdità. Mi scusi per il paragone molto forte, mi ricorda un po' la storia della terra dei fuochi dove a pagamento gli imprenditori del nord andavano a riversare i loro rifiuti. I rifiuti, diciamo, di questa nostra società, noi andiamo a pagare un paese per maltrattarli sostanzialmente. E il peggio è che questo sembrerebbe quasi regolare, cioè, mentre la terra dei fuochi sapevamo tutti che era una violazione di legge, questa addirittura avviene sotto l'egida dell'Unione Europea. Sì, e questo dimostra il ribaltamento della logica dell'Unione Europea, che una volta, fino a poco tempo fa, fino a un anno e mezzo fa, non che non ponesse in essere una serie di violazioni sostanziali, però quantomeno teneva alla forma, alla necessaria affermazione dei diritti. Adesso sembra superata questa fase, sembra che l'Unione Europea abbia perso ogni ritegno in questo. La ringrazio per questa bella intervista e l'apprezzamento mio personale e di tutta la radio per quello che la sua associazione fa per una causa così importante. Buona giornata. Grazie. Anche lei, arrivederci. Uslo Web Radio. Senza por tempo in mezzo, do quindi subito la parola all'avvocato Facchile dandogli il nostro benvenuto. Prego. Grazie. Allora, oggi l'idea era di vedere un po' quello che è successo, e in particolare il 17 e il 18 marzo del 2016, quando c'è stato l'accordo fra l'Unione Europea e la Turchia, di cui si è parlato tantissimo, però i cui termini, anche da un punto di vista giuridico, non sono chiarissimi, o meglio, sono diventati chiari giusto in questi giorni, quindi a distanza di un paio di settimane. Allora, il 17 e il 18 di marzo, come sapete, c'è stato questo comunicato stampa dell'Unione Europea in cui si riporta per sommi capi l'accordo, questo fantomatico accordo tra l'Unione Europea e la Turchia. Che cosa ci dice l'Unione Europea? Ci dice semplicemente che sarà possibile, a partire praticamente a distanza di pochi giorni, sarà possibile porre in essere una serie di respingimenti forzati di quelli che sono da una parte i richiedenti asilo e dall'altra i migranti economici che si trovano in Grecia e che sono transitati dalla Turchia. Tecnicamente, sostanzialmente, ci dice che per i richiedenti asilo ci sarà sostanzialmente una procedura accelerata in cui velocemente si arriverà a una dichiarazione di inammissibilità da parte delle domande che verranno presentate, una dichiarazione di inammissibilità che verrà valutata anche, si dice il comunicato stampa, con l'UNHCR,
e questo è anche abbastanza grave, quindi una procedura accelerata di inammissibilità in cui sostanzialmente il richiedente asilo viene detto al richiedente asilo che ha presentato la domanda in Grecia che la sua domanda è inammissibile semplicemente perché ha transitato dalla Turchia. E come? Perché? Perché la Turchia viene definita quindi un paese sicuro o un paese terzo sicuro o un paese di primo asilo sicuro. Cioè sostanzialmente quello che fa, quello che ammicca il tipo di la procedura che richiama è quella prevista nella direttiva 32, che è la direttiva appunto sull'asilo politico, la direttiva appunto delle procedure. Che cosa ci dice questa direttiva? L'articolo 33 della direttiva dice che una domanda di asilo presentata in Europa, in questo caso in Grecia, può essere dichiarata inammissibile se la persona che la presenta in pratica proviene da un paese che è un paese di primo, un paese di primo asilo o un paese terzo sicuro. E quindi ci dice che la Turchia lo è. Questa è un primo dato che dobbiamo tenere fortissimamente chiaro, che ancora non trova applicazione, attenzione, perché quello che si sta verificando in questi giorni, di cui si parla in televisione, non è l'applicazione di questa parte dell'accordo. Perché in questi giorni quello che stanno facendo è di respingere in Turchia, dalla Grecia, persone che la Grecia definisce migranti economici, cioè persone che non hanno fatto la richiesta di asilo, d'accordo? E qui veniamo alla seconda parte di questo accordo, di cui ci dà notizia col comunicato stampa l'Unione Europea. Nella seconda parte dell'accordo si dice in pratica che tutti quelli che non hanno presentato la domanda di asilo in Grecia verranno riammessi in Turchia semplicemente per il fatto che sono passati dalla Turchia. Ancora una volta sul presupposto che la Turchia è un paese sicuro. Questo è il contenuto, diciamo, tematico di questo accordo del 17-18 marzo. Se poi lo andiamo ad analizzare da un punto di vista più giuridico, ci accorgiamo di un paio di cose. Anzitutto, che cos'è questo accordo? E questo è il primo profilo che viola il potere del Parlamento europeo e del Parlamento italiano. Che cos'è questo accordo? Questo accordo, anzitutto, il testo dell'accordo non ci è dato. L'accordo proviene da che cosa? Da chi? Proviene dai capi di Stato e di Governo. È una intesa, però, attenzione, non è un'intesa di mera esecuzione di trattati e di accordi precedenti, ma è un accordo che prevede degli obblighi nuovi, perché questo accordo, questa intesa del 17-18 marzo, cosa prevede come accordi, come contenuto? Prevede degli obblighi nuovi per la Grecia, cioè per uno dei paesi europei. In particolare, prevede degli obblighi che vanno a incidere su quello che è la direttiva procedura, perché se la direttiva procedura numero 32 del 2013 prevede la possibilità di dichiarazioni accelerate, di procedure accelerate, di ammissibilità, inammissibilità, e prevede la possibilità per un paese di dichiarare un altro paese terzo come paese sicuro, questo però non è previsto nella direttiva come obbligo, diventa un obbligo incredibilmente con questa intesa fatta appunto dai capi di Stato. Quindi i capi di Stato decidono che una direttiva, la direttiva 32, deve cambiare contenuti, perché impongono l'obbligo giuridico alla Grecia che non è imposto dalla direttiva 32. Attenzione, quando un accordo prevede un cambiamento, un obbligo, quindi un cambiamento incide su una direttiva europea, ovviamente l'accordo deve essere preso seguendo la procedura del trattato. E ovviamente la procedura del trattato, quello che prevede è il potere del Parlamento europeo. Quindi da questo punto di vista, attenzione, che è gravissimo il fatto che in questo momento, con un accordo, che tra l'altro vi dico il testo non è neanche stato dato, ma con un semplice accordo tra gli stati di capo di governo, si è scavalcato il Parlamento europeo. Lo si è scavalcato violando il trattato europeo. Cioè, questo, da questo punto di vista è chiarissimo, perché si impone alla Grecia un obbligo che non è previsto dalla direttiva. Tant'è vero che la Grecia, in applicazione di questo obbligo, mette mano, il 3 aprile, ha messo mano alla sua normativa sul diritto di asilo, introducendo, con questa nuova legge, introducendo la procedura accelerata. Una procedura accelerata che, come vedremo se abbiamo tempo, è una procedura molto accelerata, che ti dice che una richiesta di asilo politico presentata in Grecia verrà esaminata in 7 giorni
e la possibilità di appello si dovrà concludere nei successivi 7 giorni. E il tutto senza la presenza, cioè l'appello senza la presenza obbligatoria della persona. Quindi stiamo parlando del fatto che la Grecia, in esecuzione di questo accordo, di questa intesa dei capi di Stato e di governo, quello che fa è impone alla Grecia che ubbidisce e cambia la sua legge sul diritto d'asilo. Questo per quanto riguarda i richiedenti asilo. Quindi, in questo momento, per quanto riguarda i richiedenti asilo, abbiamo un sistema che è fatto giuridicamente da una intesa dei capi di Stato che modifica una direttiva, che impone alla Grecia una legge, che infatti la Grecia emana, in maniera tale che tutti quelli che sono richiedenti asilo, che sono transitati sostanzialmente dalla Turchia, vengano rigettati, vengano respinti in Turchia, nonostante quello che noi sappiamo della Turchia. Nonostante il fatto che noi sappiamo che la Turchia non è un paese sicuro, ma anche se fosse stato un paese sicuro, questa procedura sarebbe stata in violazione del trattato. Passando poi al fatto che questa violazione è compiuta nei confronti della Turchia, che è un paese che, su cui ovviamente su questo non andremo ad approfondire, ma che sia un paese non sicuro è quantomeno, diciamo, è un oggetto quantomeno di discussione, no? Cioè, la Turchia in questo momento, come ci dice Amnesty nell'ultimo suo comunicato di qualche giorno fa, ha appena respinto in Siria 100 siriani. Come ci dice Amnesty, le persone che sono nei campi in Turchia vivono in condizioni che Amnesty definisce condizioni spaventose. I siriani respinti dalla Turchia verso la Siria sono stati respinti, come dice Amnesty, verso un paese non sicuro. Vi ricordo che la Turchia non ha recepito la Convenzione di Ginevra, salvo che nei confronti degli europei. Quindi tutti quelli che non sono europei, africani e siriani, non hanno la possibilità di richiedere asilo in Turchia. La Turchia l'unica cosa che prevede, in teoria, ma si vede che anche in pratica questo è abbastanza violato, una semplice protezione umanitaria nei confronti dei siriani. Tutti gli altri, per tutti gli altri, non ha nessuna forma di garanzia. La nostra direttiva, la direttiva procedura, la numero 32, ci dice che cos'è un paese sicuro, un paese terzo sicuro, e ci dice che un paese terzo sicuro è anzitutto un paese che rispetta la Convenzione di Ginevra, che ha ratificato la Convenzione di Ginevra e che tra le altre cose ovviamente non mette in atto il respingimento dei richiedenti, è chiaro, cosa che la Turchia non ha fatto. Così come la Turchia nei confronti dei siriani pone in essere una protezione umanitaria molto ridotta, che in ogni caso non si può configurare, che non può configurare la Turchia come paese di prima asilo. Questo quindi significa che rispetto ai richiedenti asilo si pone un problema enorme di violazione dei poteri, anzitutto del Parlamento europeo, ma non solo del Parlamento europeo, anche del Parlamento italiano. Ed è qua che noi chiediamo alla Commissione un primo intervento di stimolo del Parlamento, perché nei confronti del Parlamento italiano viene commessa una violazione piuttosto grave, perché il Parlamento italiano è vero che ha, nel caso in cui le direttive, gli accordi, diciamo, vengono stipulati dall'Unione Europea, degli accordi con paesi terzi, in questo caso è chiaro che esiste una procedura agevolata in base all'articolo 11 della Costituzione, perché rimanda ad accordi internazionali, in questo caso ovviamente alla Unione Europea. Ma è anche vero che lo fa nei limiti in cui si rispettino le regole dell'Unione Europea. Cioè, cosa vuol dire? Che noi non possiamo accettare l'idea di un accordo che passa, che è un accordo che non passa dal Parlamento italiano, quindi un accordo in cui noi deleghiamo all'Unione Europea di stipulare per noi l'accordo, senza che venga rispettato almeno il Trattato Europeo su come si stipulano gli accordi. E questo non è stato rispettato, quindi violando i poteri del Parlamento europeo sono stati violati i poteri del Parlamento italiano. E su questo è sicuramente necessaria uno stimolo del Parlamento a prendere consapevolezza di questo. Un secondo aspetto riguarda i migranti economici. Sui migranti economici, in verità, l'intesa, questo accordo del 17-18 marzo, fa un'operazione semplicemente di richiamo. Di che cosa? Di un accordo
che è già stato stipulato nel 2014 fra l'Unione Europea e la Turchia, un accordo in cui sostanzialmente l'Unione Europea chiedeva alla Turchia di adeguare una serie di, ovviamente, procedure tese al rispetto dei diritti delle persone, eccetera. Dopodiché stabiliva per l'ottobre del 2017 l'entrata in vigore di un accordo che agevolava le riammissioni di quelle persone che non richiedono asilo politico, cioè dei cosiddetti migranti economici. Ok? Ovviamente dando certezza sul fatto che una persona potesse provare a chiedere l'asilo politico, quindi con una procedura che la Grecia doveva garantire, del fatto di garantire che chi voleva fare la domanda d'asilo poteva farla, chi non l'avrebbe fatta sarebbe stato agevolato la riammissione verso la Turchia. Ora, questo accordo questa intesa del 17-18 marzo dà una grandissima accelerata di tipo politico, cioè fa un'accelerazione fortissima, ci richiama a una forma di respingimento collettivo, perché parla di un respingimento di tutti quelli verso la Turchia, di tutti quelli che non hanno fatto la richiesta di asilo, considera ancora una volta evidentemente la Turchia un paese sicuro, ma approda a un nuovo passo, che è quello di oggi o di ieri, che la nuova proposta, che ora vi dico, la nuova proposta di decisione della Commissione, che è appena uscita, che probabilmente sarà adottata a brevissimo, tra oggi e domani, in cui sostanzialmente quello che si fa è di chiedere che venga anticipato l'operatività dell'accordo Turchia-Grecia, cioè Turchia, scusatemi, Unione Europea. Cioè non più quindi nell'ottobre del 2017 a fronte di una serie di garanzie, ma dal 1 giugno del 2016. Quindi l'intesa del 18 marzo è servita a adottare, servirà probabilmente ad adottare tra oggi e domani, questa decisione che anticipa questo accordo e che fa sì che tutti quelli che non risultano richiedenti asilo vengano respinti in massa verso un paese non sicuro. Tra le altre cose, ovviamente, cosa sta succedendo? Quello che avete visto, che abbiamo visto in questi giorni in TV, no? Il respingimento, dove si parla dell'accordo del 17-18 marzo, del respingimento delle persone, dei 100 pakistani, no? Delle centinaia di pakistani che sono stati respinti verso la Turchia e dalla Turchia in Pakistan. Quello semplicemente lì stanno operando ancora con quello che è l'accordo Grecia-Turchia. Un accordo che ovviamente contrastava con tutte le direttive europee, è un accordo che si basa sul presupposto che queste persone non hanno fatto la richiesta d'asilo, ma noi sappiamo benissimo che queste persone sono persone che hanno provato tantissime volte a fare la domanda d'asilo in Grecia e la loro domanda d'asilo semplicemente non è stata formalizzata, non è stata ascoltata. In questo momento, in molti campi, la domanda d'asilo, chi vuol provare a farla, la fa via Skype, è incredibile, ma la fa via Skype, la fa solo per un arco di tempo di mezz'ora, un'ora al giorno, e sempre che nell'attesa non venga respinto. Quindi quello che si è fatto è stato sostanzialmente di legittimare politicamente la Grecia a un'operazione di grande ipocrisia, per cui non ricevere domande di asilo, mette in atto in questo momento un accordo illegittimo precedente con la Turchia, per cui respinge tutto in Turchia, e sta in attesa che venga adottata questa decisione con cui praticamente si anticipa la operatività dell'accordo Unione Europea-Turchia, che legittimerà finalmente il respingimento di tutti quelli che non richiederanno asilo, chissà per quale dinamica, verranno tutti respinti verso la Turchia, in maniera ancora più legittima di quello che sta succedendo in questi giorni. Ora, concludendo, che abbiamo pochissimo tempo oggi, la questione è che secondo me tutto questo, secondo noi tutto questo, porta a uno svilimento del ruolo del Parlamento italiano, perché non si può accettare da una parte che venga superato il Parlamento con la stipula di accordi che violano il Trattato europeo. E dall'altra non si può accettare che il Parlamento non metta bocca sul fatto che la Turchia viene considerato un paese sicuro o un paese che non è sicuro. Cioè non è ammissibile che il Parlamento italiano, a fronte del silenzio di tutti, cioè l'unica l'UNHCR, per dire, no? L'unico comunicato stampa che ha fatto in questi giorni è stato
di un appello affinché siano attuate misure di tutela prima che inizino i ritorni previsti dall'accordo Unione Europea-Turchia, cioè evidentemente le stesse Nazioni Unite non riescono a garantire in questo momento una presa di posizione sufficientemente forte per mettere in discussione che la Turchia non è un paese sicuro. E questo è un fatto politico che non possiamo delegare al governo, né tantomeno tramite questo delegarlo ai capi di Stato e di governo dell'Unione Europea. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 7.45. Tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.